proviamo. iPhone 15 Pro si rompe, si spacca, si incendia. Ebbene sì, abbiamo anche una telecamera termica per andare a vedere effettivamente se si incendia veramente. E lascia un mi piace e scrivi qua sotto nei commenti che cosa ne pensi del nuovo iPhone 15 Pro, che oggi andiamo un attimo a spaccare, perlomeno non lo spacco io. Perché non ho altri 1400 euro da gettare nel cesso. iPhone 15 Pro che, se vi ricordate, ha il titanio, cioè perlomeno così dicono. Però alcuni utenti hanno visto che innanzitutto il titanio è solo nella scocca laterale, questa qua laterale, per un totale di un millimetro d'altezza di titanio. Cioè praticamente, come vedete dal video, la scocca ha un millimetro di titanio e l'altro millimetro d'alluminio, quindi non è full titanio. E la quantità in dollari di titanio presente nell'iPhone 15 Pro è di $30. Quindi praticamente voi comprate l'iPhone 15 Pro dopo aver preso il 14 Pro e praticamente prendete lo stesso quasi telefono col titanio, ma sono solo $30 di titanio. Andiamo a vedere il drop test, anche perché dicono che l'iPhone 15 Pro abbia una tenuta e si spacchi di meno rispetto all'iPhone 14 Pro. Che fa? Lui prende i due telefoni e li fa cadere dalla parte della scocca per vedere quale dei due si scassa. 3, 2, 1. Vediamo cosa è successo, praticamente intatto, magari qualche graffiettino. Dal un po' più alto. Allora, che cosa è successo qua? Ancora credo niente. Adesso il bro fa il backdrop, quindi lui lancia i due telefoni dalla parte della fotocamera di piatto. E che cosa succede? Pressoché niente. Diciamo che va anche un po' a botta de bucio de culo. L'ultimo drop dal back lo fa dall'alto. Qua siamo più o meno sui 2 metri, credo, una cosa del genere. E vediamo che cosa è successo. Praticamente niente, cioè sono zero. Cioè vedete che c'ha sull'iPhone 15 Pro, che è quello col titanio blu, si è rigata un pochino la fotocamera, idem sul 14 Pro. Ma che cosa succede se lo lanciamo di piatto? Fa... Il bro fa il primo try da 1,5 metri più o meno, sempre di dalla parte dello schermo, e come vedete non succede niente. Queste cose le vedete solo nei video degli altri, perché quando succede a voi sicuramente si scassa. Vedete qua c'è un mini tagliettino sulla parte laterale, però c'è da dire che quest'anno, se vedete, il bordino è tondeggiante, no? Non è piatto come l'iPhone 13 Pro o il 14, ma è un po' più, diciamo, tondo. Questo che significa? Che quando ti cade di lato c'è meno hitbox sul vetro. Un bel try lo fa, sempre di schermo, da 1,90 metri o 2 metri, insomma. Si ribaltano e vediamo che cosa succede. Lo schermo è ancora in piedi, credo, non c'è nulla. Ok, ovviamente non fatelo. C'è una scheggetta, si è preso un po' di scheggetta lateralmente. Il 14 Pro, come vi dicevo, ha un po' più di hitbox sulle parti laterali. Parlo linguaggio gaming, scusate. L'iPhone 15 Pro si è spappolato. No, raga, ma si è spappolato per davvero. Ma andiamo sul bigger drop. Qua parliamo di un drop di circa 2,5 metri, una cosa del genere. No, beh, il cacchio. Sì, 2,5 metri, sì, 2,5 metri, pof. 11° drop, sempre di screen. Vediamo che cosa succede. Allora, andiamo a vedere l'iPhone 15 Pro. L'iPhone 15 Pro è... No, ma che brutto. Credo sia ancora utilizzabile. Il 14 Pro, però qua, ragazzi, qua scam, perché lui ha preso apposta un iPhone 14 Pro bianco, così non si vede bene. Allora, qua content! Però mi sembra più resistente. Vediamo, prossimo drop, qua siamo in alto. Qua, ragazzi, l'iPhone 15 Pro è esploso, mentre il 14 Pro rimane ancora bello solido. L'iPhone 15 Pro è esploso, cioè il back praticamente non c'è più, e se lo vuoi rifare ti costa €600 all'Apple Store. E anche la fotocamera si è devastata e anche i bordi si sono spappolati. Si dirige sopra una scala e lo lancia più o meno da 4-5 metri. Vediamo cosa succede. Vado, oddio, che male al cuore. Quelli sono 3.000 euro che si rompono. Allora, il... si è rotto. No, il 15 Pro si è spappolato. L'iPhone 15 Pro si è spezzato. No, oddio, che... no, raga, che truffa. Quindi, ci hanno truffato perché nella pubblicità dell'iPhone dicevano che era ancora più resistente. Ma questo non è vero. Perché? Il brother che cosa fa? Praticamente dà una piccola... Proviamo. Posso dirvi che un po' di ansia c'è, perché comunque l'ho appena comprato, non è neanche una settimana sul telefono.
Basta. No, no, basta così, basta così. Allora, è resistente. Non è sicuramente come quello nel video, perché se noi andiamo a rivedere quello nel video, lui che cosa fa? Lui dà una piccola pressione. Uff. Ah, quello ce l'ha di plastica, ce l'ha il telefono. Dal punto di vista della resistenza della scocca laterale, c'è questo signore indiano che parla questa lingua, che io non posso assolutamente capire. Ha deciso di raschiare il telefono, tipo ostrica. E ovviamente, essendo il telefono opaco, le rigate si vedono una cifra. Dopodiché il signore indiano prova a dare effettivamente tanta forza per provare a piegarlo. E vediamo se si rompe lui. Even with the two fingers, eight fingers. No, è duro, cioè è duro, vuol dire che non si rompe. Ma è vero che si incendia? iPhone Apple 15 su riscaldamento per bug iOS 17. Considerate che io ho fatto solo il primo aggiornamento iOS 17, non ho fatto il 17.0.1.1, insomma. Andiamo a vedere tramite la nostra telecamera termica a quanti gradi arriva sto coso. Se effettivamente è un problema di Instagram o di Asphalt 9, perché non su tutte le app c'è questo problema. Ma prima, che strumentopolo utilizziamo? Questa è una fotocamera telecamera termica, è un thermal imager, questo coso qua l'ho pagato 150 euro su Amazon. Funziona? Spero funzioni. Allora, questa è la cam dal quale poi possiamo andare, volta per volta, ad andare a modificare il thermal focus, diciamo. Vedete che sulla scrivania mi rimane blu, poi appena vado a salire, ovviamente lo schermo è la parte calda della mia scrivania e si andrà a illuminare di rosso. Stessa cosa se vado a inquadrare My Shosha, vedete che My Shosha ovviamente non è una persona reale, quel My Shosha perlomeno, quindi non indicherà nessun tipo di calore. Se io vado a posizionare la mano davanti, vedete che mi rileverà il calore. Questa è una cosa fica, cioè praticamente lo stesso meccanismo che usano per spottare le persone nelle foreste, i poliziotti, i carabinieri, quelle robe lì. Andiamo sul mio computer, in questo momento sta lavorando pochissimo, questo è un sistema di raffreddamento veramente clamoroso, e vedete che il calore in questa parte qua sale verso l'alto e la parte bassa è fredda. Quindi un ottimo air cooling abbiamo fatto. Cosa invece falsa sull'altro PC che, come vedete, è praticamente incandescente. Quale dei due secondo voi l'ho montato io? Allora, primo test, vediamo che cosa succede se noi andiamo a monitorare la temperatura dell'iPhone 15 Pro senza fare niente, letteralmente fermo. Allora, quello è l'iPhone che ovviamente non viene praticamente inquadrato, abbiamo delle piccole fiamme, però poca roba, cioè è letteralmente freddo. Proviamo adesso ad attaccarlo alla presa di corrente con il cavo del Realme da 65 watt e vediamo che cosa succede. Questo è il cavo in questione, questo è il cavo del Realme da 65 watt dei vecchi Realme, insomma, che sono secondo me ottimi telefoni e sono migliori di questo. Lo attacchiamo e ora andiamo a monitorarlo, però prima aspettiamo un 5 minuti. Questa è la ricarica a 65 watt, io non so come venga combinata con quella da 30 watt dell'iPhone, se succede roba, esplode, cosa non mi interessa. Però è un caricatore più potente rispetto al caricatore che mi è dato in dotazione. Il cavo non è quello originale. Quello è l'iPhone, probabilmente è l'unica roba che emana calore. E infatti, come vedete, si può notare subito la presenza di un campo di calore lì, insomma. C'è del calore lì, insomma, ecco. Però non raggiungiamo neanche i 30 gradi. Perché alcuni dicevano che era un problema di cavo, un problema di adattatori, un problema di quel tipo lì, però non è così. Ora proviamo ad aprire Instagram, che era l'altra app che si pensava potesse essere l'origine del problema. Testiamo. Ok, apriamo Instagram e proviamo a scrollare un po' random per vedere se la temperatura di iPhone si scalda. Continuerò a scrollare finché non mi esplode o, insomma, dovrebbe avere dei problemi. Tra l'altro, se non mi seguite su Instagram, fatelo, perché sennò siete dei balordi, e fatelo soprattutto anche sull'altro sito, quello che inizia per T e finisce per TOC. Ok, raga, abbiamo scrollato abbastanza, direi, cioè, abbiamo scrollato un po' troppo, secondo me. Quindi io mi aspetto che, stando a quella, alle bufale di Instagram e TikTok, si sia scaldato tanto. Effettivamente un po' di temperature l'ha presa. Siamo a 30 gradi. Ovviamente è sempre con errore, quindi in teoria 32, potrebbe essere tranquillamente 32. 3 gradi li abbiamo presi. Però c'è da dire che Instagram ha ricevuto recentemente una patch e quindi in realtà
dovrebbe essere fissato. Ma il vero problema era, pare perlomeno, Asphalt 9. Asphalt 9, che è questo giochino di macchine che io onestamente non conoscevo, che pare che sia il vero problema di surriscaldamento, overheating, incendiazione dell'iPhone 15 Pro. Adesso sono le 21:24. Faccio un 5 minuti di gaming su Asphalt 9 e vediamo se effettivamente può dar problemi. Ma sapete che i giochi per telefono, cioè, sono veramente fighi? Io conoscevo, io ho sempre giocato solo a Clash Royale, cioè solo a quella roba lì, a quel tipo di giochi lì da water. Però ci sono una quantità di game fatti proprio per lo smartphone che sono una roba allucinante. Io non pensavo si fosse raggiunto un livello così alto di qualità nei videogiochi mobile. Cioè, una roba assurda, se ci pensiamo, soprattutto io che gioco da PC. Questa roba è fantascienza, praticamente. Io mi ricordo tanti anni fa che a sta roba qua si giocava su, che ne so, PlayStation 3. Cioè, vuoi dire che l'hardware dei telefoni attualmente è quello? Allora, abbiamo fatto la nostra ultima garetta su Asphalt 9. Sono le 21:29, abbiamo giocato circa 6 minuti totale. E andiamo a vedere cosa è successo al nostro telefono. E qua la temperatura si è alzata, siamo sui 33 gradi dopo 5 minuti di gaming. Effettivamente si alza. 1 hour later. Fermi tutti, ho lasciato l'iPhone 15 Pro un'ora con Asphalt 9 aperto sulla scrivania. Sono tornato in camera per vedere a che temperatura siamo arrivati. Allora, è notevolmente cambiata la, vedete l'immaginina qua, è notevolmente cambiata. E la temperatura, vedete, arriva a 39, però qua dobbiamo centrarlo per bene, 43 gradi più o meno nel centro, dopo un'ora in cui però non l'ho usato, ho semplicemente 44 gradi. Comunque ho lasciato il telefono qua sulla scrivania senza fare niente. Ovviamente facendo in modo che il telefono non andasse in stand-by, semplicemente tenendo il gioco aperto così nel menu. Quindi problema di overheating? A mio parere no. Perlomeno sono stato fortunato, non lo so. Comunque sia, c'è da dire che il mio telefono non va in protezione tenendo il gioco Asphalt 9 aperto e soprattutto non arriva oltre 50 gradi. È un po' caldo, effettivamente è un po' caldo, però è una roba normale. Ho provato a registrare dei video in 4K 60 fps, 4K 30 fps, e il telefono non dà particolari problemi di surriscaldamento, quindi secondo me è una cagata. Fatemi sapere che cosa ne pensate a questo punto del video di iPhone 15. È resistente? Lo dovremmo provare in un video noi stessi per provare a bruciare questi 1400, non lo vorrei fare. Comunque sia, il vostro telefono si surriscalda, dà problemi di overheat? Anche il 13 Pro dà problemi di overheat in spiaggia ad esempio, però in casa poca roba. Il 15 Pro non dà problemi di overheat, ve l'assicuro, anche perché adesso si sta scaldando, ma rimaniamo sempre nell'arco dei 44 gradi, cioè una temperatura tranquilla. Il problema sorge quando superiamo i 50-60, non so a che temperatura vada in protezione poi il telefono e poi si faccia shutdown. Comunque sia, questo è. Abbiamo provato questa roba qua, ennesima bufalozza. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sul campanello per ottenere una cosa nella chiesa e noi ci vediamo in un prossimo video.